siamo qua oggi pomeriggio per la presentazione di questo volume, 'Ndrangheta ex padrona, scritto dal giornalista Fabio Buonofiglio ed edito da Altre Pagine. Un libro che ricostruisce soprattutto attraverso gli articoli scritti e pubblicati sul sito internet www.sibarinet.it, di cui Buonofiglio è direttore responsabile, e atti ufficiali e giudiziari amministrativi, anche la storia dello scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro per, come tutti ricordiamo, infiltrazione della criminalità organizzata avvenuta il 9 giugno 2011 per decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano su proposta dell'allora Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Il libro, che qui si può anche comprare all'ingresso della sala, ruota attorno a due maxi inchieste giudiziarie della DDA di Catanzaro, Pimpone Rosso e Santa Tecla. Processo Santa Tecla concluso, che insomma, inchiesta che ha portato nel luglio del 2010 all'arresto di 67 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, e tra gli arrestati anche due fratelli del sindaco allora in carica del comune di Corigliano, Pasquale Mestrapace, primo sindaco donna, lo ricordiamo, nella storia del comune di Corigliano, eletta nel giugno del 2009. Grazie e buonasera a tutti. Io inizio con leggendovi un brano del libro, così entriamo subito. È un'epifania molto particolare quella del 2010 a Corigliano. La mia cronaca sta fuoreggiando su internet e in città non si parla d'altro. Nel pomeriggio presso il centro sociale d'eccellenza è in programma la festa della Befana per i bambini, organizzata dal comune. Ma degli onnipresenti del sindaco e assessori comunali questa volta non v'è traccia alcuna. Poi ci sono altre cose, a un certo punto si dice: ma non hai visto che ha pubblicato Buonofiglio su Sibarinet? Si apprenderà che quel pomeriggio la giunta e il gota del PDL cittadino si riuniscono per decidere che pesci pigliare. Ci si consulta con gli avvocati di fiducia per valutare la solita via breve. Querelare il giornalista Buonofiglio, ma gli avvocati sconsigliano. Querelarlo per cosa? Si decide ad andare avanti facendo finta di nulla, ma da quel giorno, ma dal giorno dopo, in municipio e fuori di esso, nulla sarà più come prima. Fabio Buonofiglio nel suo libro, nei verbali di interrogatorio che veramente con grandissima puntualità lui propone in questo libro, parla in particolare nel verbale dell'interrogatorio di Carmine Alfano, dice, parla di un affiliato alla cosca come rappresentante di lista alle comunali del 2006, dice: il condizionamento del corpo elettorale è attivo in ogni competizione, ammette questo collaboratore, dalla mia vicinanza con Maurizio Barilare, che sapete benissimo chi è, e mi sono potuto rendere conto di come si racimolano i volti. Quindi, dal giorno della civetta, caro Fabio, cos'è cambiato? Quali sono i passi in avanti che sono stati fatti? Però a un certo punto Sciascia fa dire ad uno dei suoi personaggi, il capitano che praticamente è riuscito ad arrestare il boss, dice: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre. Non deve essere questo il caso, forse questo è cambiato che noi non stiamo più, nessuno sta più in silenzio di fronte a questo, e Fabio forse più degli altri, come lo definisce il collega Badolati, giornalista scomodo, avversario temibile per qualsiasi esponente politico ed irriducibile nemico di qualsiasi capo bastone. Sì, lo dice Fabio, che continua a denunciare nel suo libro con la sua schiena diritta. Dobbiamo esserci, quindi. Ecco, questa è la differenza che c'è. Ci siamo, dobbiamo esserci. Dobbiamo chiedere alle istituzioni di fare la loro parte, però dobbiamo esserci come siete qua tutti quanti voi, come siamo qua noi. Dobbiamo esserci accanto a chi denuncia. Non bisogna lasciarlo da solo, perché il silenzio degli onesti e dei disonesti è questo che fa male.
Io sarò velocissimo perché i tempi di oggi sono veloci. Però il fatto è questo, che se si vogliono capire le cose ci vuole più tempo. Però bisogna essere veloci. E allora, estraggo così qualche parola, insomma, da un discorso che vorrei. Sapete qual è il problema oggi? Io queste parole brevissime le trago, le estraggo dal mio rifugio, dal mio silenzio venticinquennale, insomma. Ci sono due tipi di silenzio. Uno è quello che vediamo anche a Corgano, no? Quello è il silenzio negativo. Non parlo perché ho paura, non parlo perché ci conosciamo tutti e poi diventiamo nemici. Non parlo perché quello si offende, se dico faccio un'osservazione. Questo è il silenzio negativo, questo ha portato all'omertà, questo ha portato al consolidamento dell'andrangheta. Perché? Perché quando abbiamo visto che alcuni nostri amici personali, persone per bene, non delinquenti comuni, facevano parte dell'andrangheta, e allora è scattato il silenzio negativo. Lo conosco, una persona per bene, ma è veramente mafioso questo. Sì, non ho detto pare di sì, ho detto sì. E allora è grave la situazione in quel Corgano. E poi c'è il silenzio positivo. Il silenzio positivo, io mi illudo che sia il mio, però ognuno può sbagliarsi, no? Mi illudo che sia il mio. Cioè, l'analisi della parola, e siamo in campo di linguaggio, giornalistico anche, no? Il linguaggio. E l'analisi della parola, e si cerca la parola perfetta. Ebbene, la meta della parola perfetta, cioè, dov'è il punto lontano dell'orizzonte a cui guarda la ricerca della parola perfetta? È il silenzio. Un silenzio pieno, denso, della persona che sta zitto non perché non abbia nulla da dire, ma perché ha troppe cose da dire. Perché io sono convinto, io provengo dalla letteratura, e allora sento il più grande poeta del Novecento, Eugenio Montale, che nel ricevere il premio Nobel nel 75, se non vado errato nel 75, nella sua prolusione pose una domanda seria. Dice: in questo nostro tempo è ancora possibile la poesia? Lui non dà una risposta, però fa capire che probabilmente no. Una società che è reificata completamente, insomma, materializzato completamente, dove qualsiasi cosa è ridotta a merce e le merci si vendono e si comprano. Qui pensavo a questo e pensavo con preoccupazione a Fabio, perché Fabio è un ragazzo coraggioso, veramente. Io sono qui a testimoniare tutta la mia vicinanza, la mia amicizia, il mio sostegno pieno a Fabio Bonifico, sempre. La differenza nella nostra regione, quando siamo riusciti a farla, l'abbiamo fatta perché avevamo coraggio. L'hanno fatto i briganti quando si sono ribellati agli invasori piemontesi che ci ammazzavano, bruciavano i nostri paesi, hanno cambiato l'impero sulla nostra storia. L'abbiamo fatta quando c'è stata gente che ha avuto il coraggio di testimoniare in processo, non a parole, è giusto? Le parole non hanno più valore, hanno pochissimo peso. Chi ha avuto il coraggio di andare in tribunale a testimoniare contro quelli che chiedevano il pizzo o quelli che avevano ammazzato? Pensavo appunto alla moda di alcune, la zona grigia. Abbiamo cominciato a sentire parlare di questa zona grigia. Una zona grigia come se fosse una cosa nuova. Noi siamo molto oltre in Calabria alla zona grigia rispetto a questa zona grigia. Noi siamo pienamente contaminati in Calabria dalla criminalità organizzata. Sono contaminati gli ordini professionali spesso,
sono contaminate le istituzioni, ci sono i figli dei mafiosi che sono diventati avvocati, medici, architetti, non sai con chi parli in Calabria, che siedono nei consigli comunali, che amministrano le nostre città, altro che zona grigia, non c'è più una zona di confine, loro sono dentro, come quando sentite dire è una lotta contro l'antistato, siamo già oltre l'antistato, questo è uno stato parallelo, che è un'altra cosa, che è una sua giustizia, un suo ordinamento, una sua cultura, io non la definirò mai cultura, ma è così. E allora il livello di condizionamento che la criminalità può avere in aree così è un livello, capirete, che finirà col prendere pure i sogni, cioè vi condizioneranno, troveranno il modo per condizionarvi anche di notte, quando sognate, se consentirete ancora a personalità discusse o a donne e uomini che non hanno il coraggio di prendere le distanze dalla mafia, di diventare vostri amministratori. Beh, questo libro era necessario. Per un'esigenza, ne sentivo un'esigenza personale. E poi ho sentito l'esigenza di lasciare questa traccia alla città per non dimenticare ciò che è accaduto, ciò che ancora sta accadendo, perché il comune è sciolto per infiltrazione mafiosa e commissariato, i 18 mesi scadranno a dicembre, forse saranno anche prorogati, non lo sappiamo. Ma questo libro non è solo una traccia che deve rimanere negli archivi, è un libro documento, non è niente di speciale, è ciò che per larga parte è ciò che avevo già scritto. Da elettore di centrosinistra, non l'ho mai tenuto nascosto, da elettore di centrosinistra incazzato col centrosinistra, da sempre contestatore del centrosinistra, decisi di non votare al primo turno, di rifiutare, c'erano le elezioni nel 2009, si votava per le comunali, le europee e le provinciali. E io presi soltanto le due schede elettorali delle europee e delle provinciali, la scheda delle comunali la rifiutai, tanto era lo schifo, veramente lo schifo. È tardi. Fammi dire se c'è una domanda. Sembra che comunque pure l'Arcangelo ha detto che è tardi, comunque siamo quindi tutti d'accordo che l'ora è tardi, quindi possiamo. Voglio lanciare la proposta dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati a livello calabrese. Voi sapete che nel 2010 è stata istituita una legge, cioè una legge che istituisce l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, e allora voglio lanciare da qui la proposta, che vale anche come formazione degli avvocati, dei giovani avvocati che siamo. Vogliamo collaborare con le istituzioni, acquisire in qualche modo nuovi spazi di mercato, metterci a disposizione dei cittadini, e daremo via proprio dalla Mezza Terme, e in questo siete, ritenetevi precettati ad un corso di formazione che possa appunto preparare i giovani colleghi che siano disponibili a amministrare beni confiscati alla criminalità organizzata. La parola all'avvocato Damiano Nitelitti, che è il responsabile dell'Osservatorio Nazionale dell'AIA sulla legalità. Grazie a tutti e buongiorno. Benvenuto a tutti i relatori e a tutti gli amici e colleghi del Veneto.
Come diceva il vice coordinatore regionale, noi abbiamo intrapreso come AIRA un percorso formativo che non è soltanto finalizzato alla formazione professionale, ma finalizzato anche alla formazione delle coscienze, per un impegno sociale e civile. E da lungo tempo l'Italia e il Mezzogiorno in particolare sta attraversando una crisi forte di legalità e di identità. C'è una deriva sociale che sta travalicando tutti i confini. Le istituzioni sono completamente devastate. Ci si è chiesto all'interno dell'AIRA di istituire un osservatorio perché l'AIRA vuole stare in mezzo alla gente e vuole fare politica seriamente. Proprio in questa fase in cui l'avvocatura è messa in discussione con il processo di digitalizzazione, qualcuno ricorda che l'avvocatura ha anche una funzione pubblica e proprio perché ha una funzione pubblica deve dare la parte migliore di se stessa, cioè deve elevarsi con dignità e capacità. Ecco perché è necessaria una formazione, un percorso formativo che oltre che professionale vada ad incidere sulle coscienze, una formazione morale e sociale. Quindi c'è stata un'inversione di tendenza, che è stata più la politica che si è rivolta all'andrangheta che l'andrangheta alla politica. C'è stata una commissione di grandi proporzioni, di grande rilevanza. Io spero che questo nostro evento, ma così altri, vadano ad incidere concretamente anche nelle coscienze, perché sono soprattutto i giovani che devono cambiare la tendenza. Ci deve essere un cambio di rotta, perché se non cambiamo la rotta siamo destinati completamente a fallire i nostri progetti futuri. Ecco qui lo sviluppo e la legalità. Senza la legalità non ci può essere sviluppo, non ci può essere futuro. Non è assicurata né una giustizia né una vita sociale. Io per questo ringrazio ancora decisamente il dottor Romano De Grazia, con il quale siamo entrati subito in sintonia per una serie di percorsi che faremo in futuro, perché l'osservatorio sulla legalità ha deciso insieme a tutte le altre sezioni calabresi e anche in sinergia con l'AIRA nazionale, con le altre sezioni delle altre regioni, di organizzare un percorso formativo che riguarda sia i reati sulla corruzione sia riguardo ai reati associativi, quelli mafiosi. Credo che questa legge dovrebbe essere un atto di orgoglio per tutta la Calabria, per tutto il meridione. Siamo riusciti, non possiamo essere conosciuti come terra di mafia, no. Dobbiamo essere conosciuti come coloro che hanno saputo ribellarsi a queste collusioni perverse, a questi intrecci perversi. Io, soggetto ritenuto pericoloso, sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, mi viene sospeso il diritto fondamentale di voto e il diritto di elettorato passivo, cioè io il mio voto non lo posso dare, però se ne raccolgo 10, 20, 100, 10.000 lo posso fare. Ma che stato di diritto è? Possa essere parlarsi di distrazione. Io ho dovuto ascoltare anche motivazioni banali e peregrine da parte del presidente della commissione antimafia. Giudici, bisogna stare attenti, perché se qualcuno mi vuole male mi fa trovare il volantino in casa di un pregiudicato. Gli ho detto: onore, ma la legge è chiara, parla di attività di propaganda, e attività di propaganda è da intendere come reiterazione di atti, predisposizione di mezzi finanziari, coinvolgimento di più persone. E secondo la dialettica processuale è l'accusa che deve trovare la esistenza di questa, di questi elementi attuali. È la realtà. Questa legge è dirompente,
è dirompente perché è di un'agevole applicazione, perché le caserme dei carabinieri, commissariato di pubblica sicurezza, hanno l'elenco dei sorvegliati speciali. Durante la competizione elettorale le forze dell'ordine sorvegliano i sorvegliati speciali. Ecco la intuizione avuta dal centro studi. Predisponiamo una legge agile e snella che prescinde dall'acquisizione della prova, cioè del rapporto del perché in quella determinata elezione Romano De Grazia ha avuto l'appoggio di un boss. Si prescinde il patto che sia stato votato dal boss, già costituisce per il boss violazione di questa legge e costituisce violazione anche per il candidato che lo ha sollecitato. Al di là della ragione, al di là del tornaconto, al di là dell'utilità, quindi si prescinde dalla dimostrazione articolo 416 ter della dazione di una somma di denaro. Ecco perché semina il panico la legge Lazzari, semina il panico. Io ho avuto la fortuna di incontrare il professor Giuseppe Lazzari, il quale ero più giovane, molto più giovane di lui. Lui privilegiava i rapporti con i giovani, ecco perché sono felice quando incontro i ragazzi giovani e poter parlare con loro. Faceva dei dialoghi, ci insegnava i valori della Carta Costituzionale, della giustizia, che non ci può essere giustizia se non c'è legalità, non ci può essere legalità se non c'è solidarietà. Il passaggio, il messaggio del cattolico per costruire assieme da cristiani la città dell'uomo, vicino dell'uomo. E io, poiché, come diceva Damiano, opportunamente, la legalità non ci può essere una legalità di destra o di sinistra, una giustizia di destra o di sinistra, sono dei valori fondanti della società civile. Se vengono meno questi valori, ecco per cui le bandiere di partito, le diversità, anzi sono delle ricchezze che debbono concorrere a sostenere il progetto che è il progetto dell'uomo. Noi per questa ragione abbiamo deciso come centro studi, perché basta con il comitato, abbiamo deciso di candidarci laddove c'è lo scioglimento per condizionamento mafioso. Il centro studi ha deciso di candidarsi a Platì. Siamo andati a Platì, io proponendo la mia candidatura a sindaco e quell'altra ragazza di appena 23 anni candidarsi a consigliere comunale, sostenuto progetto che ho comunicato ad Angela e a Roberto, che mi hanno detto vai, siamo andati da a Platino. Sapete che impressione triste, di amarezza, quella gente, era la prima volta che andavamo, dovevamo andare per sottoscrivere, perché la lista deve essere sottoscritta dai residenti. Dopo che abbiamo parlato, il giudice non ci ha abbandonato, è arrivata la notizia che era stata prorogata la gestione commissariale proprio lì a Platino. Era più disperata di noi.
quella rete quel paese che non ha, non è strada, mancano le scuole, i giovani vanno via e si portano la targa dell'infamia nativo di Platì. Allora gli ho detto, mi fate un regalo, vorrei la cittadinanza di Platì per essere accanto a voi, perché la cultura deve essere cultura di servizio a tutela delle fasce più deboli, dei derelitti, dei diseredati, dei crocifissi in terra. Ecco, è questa la cultura che serve, e noi ci candideremo, non io perché ormai ho preso impegno con Platì, ma altri del centro studi, saremo a Casal di Principe, perché la lotta per l'affermazione della legalità non si combatte più nel chiuso dei conventi, si combatte in trincea. È una battaglia all'arma bianca, e ho voluto lanciare anche una provocazione ai cosiddetti professionisti dell'antimafia: basta con i trattati, basta con le disquisizioni, con i libri, 134 autori sull'argomento, basta, venite con me, c'è posto per tutti, c'è posto ad Africo, a Merito Portocalvo, a Priapico, a Sano, a Casal di Principe, venite, venite, dimostrate così. Basta, dite a questi che vivono di trattati, di libri, basta, scendiamo in trincea. Bravo. Facendo un appello ai giovani, perché i giovani debbono essere protagonisti. Allora, con Giuseppe Ferrara, il grande Giuseppe Ferrara, il regista dei film più impegnati, il Sasso in Bocca, Giovanni Falcone, 100 giorni a Palermo, I banchieri di Dio, film di un impegno civile enorme, perché l'immagine è più eloquente della parola, l'immagine ti scava dentro. Allora, avevo concepito a sostegno della legge Lazzati un film, Undicesimo comandamento, tratta di un dialogo tra un vescovo illuminato e un giovane prefetto mandato in Calabria per sconfiggere la mafia. A un certo punto questo giovane prefetto incrocia le braccia, questa parte del dialogo l'ho scritta io, dice, confida il suo senso di illegalità all'interno delle istituzioni, concussione, corruzione, illegalità all'esterno delle istituzioni, omicidi rimasti impuniti, rapine, estorsione. Allora, questo vescovo illuminato risponde, saggiamente, in Calabria c'è un undicesimo comandamento, quale? Quello di non uccidere la speranza ed è la ragione per la quale noi per certo andiamo a parlare di queste cose. Grazie.